Benvenuti a bordo, viaggiatori! Io sono Grizzly, lui è Kent, la mia decorazione festiva è tornata perché sono tornate le feste. Il video di oggi è molto particolare, dovevo parlarvi di un canale YouTube una di queste domeniche e volevo farlo per la simpatia e la solarità del personaggio, ma ho deciso di farlo parlando solo del personaggio per via di una cosa che è successa. Quindi vi chiedo di guardare questo vlog sino alla fine, intanto cominciamo. Sigla! Allora, io oggi voglio parlarvi di William Osman, un giovane ingegnere elettromeccanico che vive in California, a sud di Los Angeles, nella contea di Ventura. Lui ha un canale YouTube che seguo da circa un anno, ha avuto una crescita veramente esponenziale, ho cominciato a seguirlo appunto l'anno scorso, quando aveva ancora attorno ai 4.000 iscritti, è arrivato a superare i 300.000 iscritti, è molto bravo, è molto simpatico, è un personaggio un po' pazzerello, no? E quello che fa è che ha un banco di taglio laser, anzi aveva un banco di taglio laser, adesso ci arriviamo, utilizzava il banco di taglio laser per tagliare degli elementi, per realizzare dei progetti su misura, dei progetti completamente folli, ma perfettamente su misura. Allora, prima di cominciare, innanzitutto appunto lui è William Osman, vi lascio il link del suo canale sul doobly-doo e sulla scheda, andate, iscrivetevi, mostrate un po' di stima per questo ragazzo, perché ne merita veramente tantissima. Voglio farvi capire un pochettino di cosa sto parlando con progetti completamente fuori di testa fatti con il laser. Avrei voluto segnalarvi tre video molto simpatici e molto divertenti, però vi segnalerò due video. Il terzo video ve lo lascerò solo in descrizione se volete dargli un'occhiata, ma è poi sull'ultimo video che concentreremo il nostro discorso. Se avete visto il film di Wallace e Gromit, probabilmente ricorderete la scena in cui il cane preme un pulsante e in questo modo dal tostapane esce una fetta di pane tostata, mentre un cucchiaino gli lancia un po' di marmellata che arriva perfettamente sulla fetta di pane e la fetta di pane si deposita sul piatto. Tutto perfetto, no? E William ha detto «Bene, io voglio provare a costruire una macchina che faccia questa cosa». Mi lancia il pane che esce dal tostapane, gli lancia contro della marmellata e vediamo se riesco a ottenere lo stesso risultato. Quindi, innanzitutto, il primo video che vi segnalo è la macchina per la marmellata di Wallace e Gromit, ve lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda, andate, dategli un'occhiata, è anche una interessante collaborazione questo video, e avrete un'idea di quali sono stati i progetti di William con il taglio laser, quali sono state le idee, che sembrano idee un po' pazzarelle. Anche lui è un personaggio molto particolare, però che riesce a fare queste cose veramente simpaticissime. Non vi faccio spoiler su qual è il risultato, comunque andate a dare un'occhiata al video e passiamo velocemente al secondo video. Il secondo video è un altro esperimento veramente molto molto interessante. Parte da un presupposto, una domanda. La domanda è possibile utilizzare il laser per incidere della musica su un disco? L'esperimento sembra anche una cosa molto campata in aria, però c'è molto studio alle spalle, ci sono molti esperimenti che vengono fatti lungo il percorso, e il risultato finale è sorprendente, quindi vi lascio anche questo secondo video. È possibile incidere musica su un disco con il laser sul doobly-doo e sulla scheda? Andate, dategli un'occhiata, è veramente molto divertente anche il modo di arrivare alla soluzione finale, e vi dà un'idea della simpatia del personaggio, della simpatia di William. Date un'occhiata un po' a tutti i suoi video, perché, ripeto, è una persona molto solare, una persona veramente simpatica, ha fatto questa serie di esperimenti pazzeschi. Ultimamente, in occasione del giorno del ringraziamento, hanno fatto una sorta di barchetta che doveva lanciare il sugo per il tacchino con una pompetta, come se fosse una nave antincendio, una cosa divertentissima. Tra le altre cose, il terzo video che avrei voluto segnalarvi, ve lo lascio solo in descrizione,
riguarda la ricostruzione del busto di Vin Diesel con dei toast, con delle fette di prosciutto e di formaggio, che è uno dei video più visti sul suo canale e che avevo trovato molto simpatico anche questo. Comunque, come ripeto, date un'occhiata un po' a tutto il suo canale, perché lui è una persona molto solare, molto simpatica. E veniamo all'ultimo video, perché è il motivo per il quale sto realizzando questo video. L'altro giorno, mentre guardavo il feed delle mie iscrizioni sulla YouTube straniera, salta fuori questo video intitolato My House Burned Down, la mia casa è stata completamente bruciata, che ci si aspetta essere il classico titolo clickbait per attirare un po' l'attenzione. Lui stesso ci dice nel video: sì, lo so, facciamo delle cose, ci si potrebbe immaginare che quello che è successo l'abbiamo provocato noi. Invece no, è successa una cosa di una gravità inaudita. Come vi dicevo, William vive in California, nella contea di Ventura. Nei primi giorni di dicembre del 2017 un gravissimo incendio ha colpito tutta la zona sud della California, è stato soprannominato Thomas Fire, e questo incendio ha fatto moltissimi danni in moltissime aree, non solo in aree boschive ma anche in aree urbane. Purtroppo questo incendio ha colpito anche la contea di Ventura, e lui, la moglie e il cane erano stati evacuati dalla zona in cui abitavano, e purtroppo la sua casa è rimasta coinvolta nell'incendio ed è andata completamente distrutta. Ora c'è questo video, My House Burned Down, che, come vi dicevo, l'ho trovato nel mio feed di iscrizione, lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda. Vi invito ad andare a dargli un'occhiata per vedere come William ha cercato di volerla prendere anche a ridere, ma non ce l'ha fatta, perché comunque vedere i propri progetti, vedere la propria vita, vedere tutto quanto distrutto è qualcosa che ti stringe veramente il cuore. Lui ha lanciato una campagna GoFundMe per aiutarlo a ricostruire la casa, a ricostruire i suoi ricordi. Lui ha perso tutti i suoi ricordi, è riuscito a recuperare quelle quattro cose che è riuscito a mettere da parte quando li hanno evacuati, e ha perso tutto. Ha perso non solo la strumentazione, non solo gli attrezzi, non solo il banco di taglio laser, ha perso la casa, ha perso i ricordi, ha perso le foto dell'università, ha perso tutto quanto. Qualcosa, come ripeto, di veramente terribile, di difficilissimo da immaginare. La comunità di YouTube è venuta incontro a William con un grande cuore, perché, come dicevo, William ha lanciato una campagna GoFundMe nelle prime 24 ore. Questa campagna è arrivata a oltre $90,000 di donazioni. Adesso che sto girando questo video ha già superato i $150,000, ed era una campagna che voleva arrivare a $10,000. L'assicurazione coprirà le spese per la ricostruzione della casa, questo sì, ma l'assicurazione coprirà solo le spese per la casa, quelli che sono tutti i ricordi, tutte le attrezzature, ma anche proprio le cose basilari come i vestiti, le suppellettili, dato tutto. Sono rimaste quelle quattro cose che hanno potuto prendere e portare via di corsa. Adesso ragazzi, lui e la moglie e il gatto, il cane, sono in camper. Ci tenevo a condividere questo video con voi, perché quando succedono queste cose grandi, queste cose gravi, quello che si fa è sempre pensare «sì, povera gente, che peccato», però si vive sempre questa cosa con una certa distanza, mentre quando queste cose succedono a qualcuno che conosci, a qualcuno che ti è vicino, cominci a sentirti un po' più vicino, cominci a sentirti un po' più coinvolto. Sinceramente non so come mi sentirei se un incendio distruggesse tutta la mia casa. Non credo che la prenderei come William, cercando comunque di sorriderci sopra. È qualcosa di terribile. Io, facendo protezione civile, essendo stato per esempio in Abruzzo nel 2009, ho visto come si sentiva chi ha perso tutto con un terremoto. È qualcosa di terribile anche solo da immaginare. Io vi lascio in descrizione anche il link alla campagna GoFundMe. Questo video rimarrà sul mio canale per, fondamentalmente per sempre, finché questo canale rimane, ma finché è attiva la campagna GoFundMe lascerò il link in descrizione se volete donare qualcosa. Anche io ho donato qualcosa, quel minimo che, anche poco, come dicevo, può aiutare tantissimo. In tantissimi abbiamo donato poco, eppure siamo stati così tanti a donare che siamo arrivati a una cifra molto importante, quindi a un modo di dare un aiuto serio e concreto a William e alla moglie.
Bene ragazzi, io sono Grizzly, vi ringrazio per avermi ascoltato sino a questo momento, vi ricordo di andare sul canale di William, di iscrivervi al suo canale, di mostrare un po' di stima, un po' di amore per questo bravo ragazzo, e noi ci vediamo al prossimo vlog. Ciao a tutti!